Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Dunque, allora, video penso tanto atteso su due discorsi particolari che comunque in tanti aspettavate, soprattutto per chi ha preso a lui e vuole impostare i parametri al migliore dei modi, appunto per avere un arreso ottimale. Questi parametri ovviamente sono basati, ragazzi, vi ricordo sempre, sono basati sulle mie abitudini, su casa mia, però diciamo che più o meno il 90% sono standard, tipo la modalità SBU penso che a tutti interessi perché è l'unica modalità dove lui usa come ultima fonte di energia l'Enel, come primaria il sole, secondaria le batterie, come già tutti sapete, però come ultima Enel, quindi tipo parametri del genere, ragazzi, sicuramente sono uguali per tutti, però parametri diversi possono essere ovviamente bulk, flottaggio delle batterie, che adesso vi dirò quali sono i miei, ok, per le mie batterie, ma guardate ragazzi, per le piombo di auto, comunque delle piombo acido, credo che vanno tutti bene questi parametri che vi sto per dire. La novità, ragazzi, è lui, ok, è lui, ok. Prima di parlarvi e continuare il video, vi devo chiedere per la prima volta, in modo serio, a tutti devo chiederlo, di almeno iscrivervi al canale, almeno qua su YouTube. Poi, ovviamente, se avete Telegram e volete iscrivervi, siete tutti benvenuti sul mio canale Telegram. Ragazzi, questo mi aiuterà a crescere. Ho visto che in tanti visualizzate i miei video, però le iscrizioni sono poche. Questo non mi farà crescere, soprattutto non mi farà fare altri video e non mi permetterà appunto di sviluppare nuove discussioni, comunque nuovi argomenti che comunque ho visto che interessano a tutti: cinebasto, fotovoltaico. Ora dovrò iniziare con l'auto elettrica, a breve farò un video su una Tesla che ovviamente dovrò provare, poi ovviamente farò un video anche sulla mia macchina elettrica, vi spiegherò come usarla, come farla funzionare, quindi ragazzi penso che siano argomenti che interessano a tutti, quindi vi chiedo solo la cortesia, iscrivetevi al canale, non dico magari di attivare la campanella che magari può essere una rottura per qualcuno, però almeno iscrivetevi al canale e anche al canale Telegram se avete piacere, trovate il link in descrizione. Chiusa parentesi, iniziamo con i parametri dell'inverter. Allora, i parametri dell'inverter, ragazzi, io ce li ho impostati in questo modo. Allora, entriamo. Ah, una cosa, io in questo inverter ho deciso di non montare più il PC, quindi non montare più a lui. Perché, ragazzi? Perché voglio togliere tutte le fonti di spreco possibili, ok? Tutte, completamente. Siccome è un discorso molto legato al dry contact, che ora mi permetterà di fare una cosa molto particolare che vi spiego adesso. Il computer, anche se sono 20 watt, 30 watt, comunque è un consumo fisso, costante. Quindi ho deciso di toglierlo, quindi niente più computer, lui rimarrà impostato così. Ormai ce l'ho da più di una settimana, anzi due, e lui sta andando alla grande. Davvero è una macchina, ragazzi, stupenda, davvero bella. A parte la silenziosità, lo scambio da Enel a batteria, o da batteria a Enel, è praticamente impercettibile. Credo che sia anche per il fatto che lui sta andando a 48 volt, quindi ha molta, diciamo, più grinta, ok, nell'alimentare casa mia, nell'alimentare le utenze. Comunque, ragazzi, cioè io non noto il passaggio, ed è una cosa molto importante, ma soprattutto quando lui sta andando solo a batterie, quindi non sta andando né con fotovoltaico né con Enel, quindi solo a batterie, abbiamo le batterie un po' scariche, io gli attacco, cosa ne so, un carico da 1-2 kW, è come se niente fosse, cioè come che stia andando a Enel o fotovoltaico, come che abbia una riserva di energia che non sono batterie al piombo. È davvero, col 24 volt questo io me lo scordavo. Io quando attaccavo un carico, cioè le batterie scariche, o andava a zero, perché a un certo punto neanche i supercapacitori riescono a sopperire ovviamente alle piombo, che hanno una potenza inferiore alle litio, quindi io mi trovavo in situazioni in cui ovviamente si disconnetteva, andava Enel, oppure vedevo questi cali di tensione nelle luci. Invece qua proprio, ragazzi, niente, quindi sicuramente il 48 volt accentua, diciamo, questo
questo passaggio, ovviamente in un modo molto migliore, però ragazzi lui è fantastico, fantastico, poi anche la temperatura, cioè è sempre freddo questa cosa, io non lo so, eppure due ventole normali, due ventole normali, però ho visto che è molto dissipa molto di calore bene da qua, da qua e poi anche da dietro, infatti io qua l'ho separato diciamo, dalla parete per farlo raffreddare. Comunque, allora, torniamo al discorso dei parametri. Allora, modalità SBU. Ok, SBU, ragazzi, come ho detto prima, vuol dire che lui usa come fonte primaria il sole, come fonte secondaria le batterie e come ultima fonte Enel, ok, che è quella che ovviamente nessuno ci deve mai arrivare, ovviamente, perché lì andiamo a pagare. Allora, quindi modalità SBU, poi questi parametri, ragazzi, li ho lasciati praticamente uguali, tranne questo UPS, perché a me mi interessava avere una tensione in uscita più stabile possibile per l'auto elettrica, però anche l'altra modalità dove lui può flottare un po' da tipo 190-240 volt, diciamo che non è precisa nella tensione, può anche andare bene per una casa normale, però io con l'auto elettrica preferisco mettere i UPS, che è la modalità in cui lui regola la tensione in modo perfetto, quasi chirurgico, e quindi l'ho lasciata UPS. Poi vediamo un po' questi parametri, ragazzi. Sono tutti uguali. Allora, parametro numero 5, use è praticamente il tipo di batteria, infatti si può scegliere AGM oppure floated, che praticamente è sempre piombo, oppure use, che praticamente è la modalità in cui voi impostate manualmente i parametri di bulk e flottaggio, quindi i parametri di carica. Quindi use, allora, tutti questi altri parametri sono uguali, non toccate niente, anche qua la frequenza 50 Hz, in Italia siamo a 50 Hz, quindi va bene così. Questi parametri di carica con l'Enel neanche li considero, tanto non caricherò mai con l'Enel. E qua abbiamo dei parametri che interessano al dry contact. Allora, qua ragazzi, i parametri li dovete mettere praticamente come volete, ok? Nel senso, come volete, perché io questi parametri ce li ho a casaccio, tanto non farò più lavorare a lui per lo stacco e carico e stacco e riattacco Enel, ma lo farò fare dry contact e vediamo poi nel dettaglio il perché. E quindi questi parametri, ripeto, 12 e 13 li lasciate così. Andiamo direttamente più avanti a questi parametri tutti uguali, io non ho toccato niente, quindi vi considero, vi consiglio anche a voi di non toccare niente. Qua ragazzi ho fatto bypass in caso di sovraccarico, ma io con 5 kW non ci arriverò mai, quindi anche lì vedete un po' voi. E allora, ecco qua, flottaggio 58.4, io ho messo il massimo, 58.4 è il massimo che lui accetta. E bulk 58.4, ho messo flottaggio e bulk agli stessi livelli. Perché ragazzi? Perché sempre per il solito motivo, io non ho l'absorption in questo tipo di inverter, quindi ho messo float e bulk allo stesso livello. Questa è una cosa molto importante, stacco, cutoff, batteria, quindi cutoff, batteria, stacco, batteria, cioè quando lui raggiunge 42 volt, stacca le batterie, ok? E qua ragazzi, cambiamo argomento, perché da qua mi interessa collegarmi al dry contact, ok? Allora, gli altri parametri, ragazzi, neanche ve li faccio vedere perché non li ho toccati, quindi solamente quelli che vi ho fatto vedere ho cambiato io. Perché adesso parliamo del dry contact? Perché, ragazzi, a 48 volt, ok? Allora, prima di tutto bisogna sapere due cose. La tensione di riaggancio all'Enel, che vi ho fatto vedere, era 44, perché lui meno di 44 non prende, quindi a 44 volt lui stacca le batterie e passa a Enel, e poi le riaggancia a 51. Perché vi ho detto prima, questi parametri non mi interessano? Perché ragazzi, quando andate a 48 volt, il riaggancio a Enel avviene a 44 volt, ma il cutoff viene a 41.
Ragazzi, abbiamo 3 volt di delta, mentre nel 24 avevamo solamente 1 volt perché il cutoff era 23, era, scusate, a 21 e lo stacco batterie era 22, quindi avevamo solamente 1 volt di delta e ovviamente non ne valeva la pena. Ma nel 48 volt, ragazzi, abbiamo questa figata che abbiamo questi 3 volt di delta, quindi noi possiamo sfruttare al 1000 per 1000 le batterie. Ok? Non incominciate con discorsi solfattazione, non solfattazione. Allora, se parlo di solfattazione, le batterie al piombo non vanno mai scaricate completamente. Quindi, comunque, sì, chi ha scelto questo tipo di batterie, perché sono batterie che comunque sono di auto, parlo, sono comunque batterie recuperate, batterie più o meno sacrificabili. Quindi, anch'io praticamente non le ho pagate. Quindi, non mi interessa, la solfattazione di batterie recuperate. Se comprate batterie al gel o batterie cazzute particolari tipo le Trojan, roba così, allora lì fate il vostro discorso e vedete se vi conviene fare questa cosa. Ma finché abbiamo batterie di recupero, ragazzi, di recupero, sfruttatele finché potete, ok? E il 48 volt questo ve lo permette. Perché ve lo permette? Perché potete scendere di 3 volt. Prima di far intervenire Enel, e magari questi 3 volt vi bastano per passare, che so, altre 4 ore prima che arrivi di nuovo il sole per il fotovoltaico. E sono ore in più che voi non siete allacciati ad Enel, ok? Infatti, ragazzi, se voi vedete adesso la tensione delle batterie è 53,6. Allora, io adesso ho stacco. Il raggancio a Enel a 42,3, non a 44 come lui, ma al 42,3. E ora qualcuno mi dirà: perché Lorenzo non l'hai messo a 41? Ecco, bella domanda. Allora, prima di tutto, io ho messo 42,3 lo stacco e il riaggancio a 49,8. Anche questo, ragazzi, è un parametro che ho scelto io perché. Per le mie esigenze particolari ho preferito questo tipo di parametro anche per la ricarica dell'auto, per altre cose. Quindi lo stacco di nuovo dall'Enel lo scegliete voi. Però, ragazzi, il riaggancio fatelo a 42,3. E qua, adesso torno al discorso di prima, qualcuno mi dirà: Lorenzo, perché non lo metti a 41? Allora, per questo semplice motivo. Allora, adesso vi faccio vedere. Ovviamente, ragazzi, a me piace condividere con voi queste cose, però ripeto, vi chiedo almeno iscrivetevi al canale, perché se non vi iscrivete al canale io non potrò più fare questi video che in tanti apprezzate. Allora, io adesso ho messo la modalità UTI, quindi lui è pronto a prendere Enel. Guardate cosa succede. Cosa succede se io adesso aggancio Enel. 1, 2, 3, via. Guardate quanto tempo passa prima di riagganciare Enel. Io non li ho contati, ma penso sui 6 secondi. Questi 6 secondi, ragazzi, sono un problema. Perché sono un problema? Perché se voi mettete il valore cutoff nel dry contact allo stesso valore del suo cutoff, questi 6 secondi vi fanno spegnere l'inverter. Non so se mi sono spiegato, cioè lui a 48 proprio stacca le batterie, le stacca, cioè dice non ho più batterie, boh, spegne tutto, spegne le luci, spegne tutto. Se voi mettete il riaggancio a Enel a 41 come a lui, ovviamente lui quando attaccherà Enel, lui deve riconoscere Enel, quindi ci mette quei 6 secondi. Quei 6 secondi, ragazzi, non vi permettono di avere una continuità energetica. Quindi vi troverete l'inverter che stacca le batterie, quindi voi al buio, e poi ovviamente lui come rivede l'Enel riattacca. Quindi, ragazzi, il cutoff batterie, cioè il low battery. Ok, quindi quando voi dovete decidere che lui faccia intervenire Enel, dovete metterlo a una tensione poco poco superiore. Nel mio caso 42,3, perché ho visto che a 42,3, quando raggiunge questa tensione, ok, quindi lui riaggancia Enel, questa tensione, anche se abbiamo carichi elevati, quindi abbiamo un prelievo di ampere molto elevati delle batterie,
Comunque questo massimo scende a 41.8-41.5, quindi abbiamo ancora mezzo volt di tempo, tra parenti di tempo energetico, per non far staccare definitivamente a lui le batterie. Penso di essere stato chiaro, però ragazzi adesso ve lo spiego anche in un foglio, perché comunque queste cose vanno fatte anche con uno schemino. 2 secondi, adesso andiamo un attimo a scrivere i valori e a spiegarvi nel dettaglio questo tipo di valore di 42.3, però ripeto, penso di essere stato abbastanza chiaro. L'ultima cosa, poi lascio l'impianto, ragazzi, fusibile 100A come questo, con i bulloni. Allora, io prima avevo questo, vi ricordate? Questo riarmo automatico, quello che ho per i supercapacitori. Allora, sarò io sfortunato, ma non so, può essere, perché comunque la sfortuna è sempre dietro l'angolo, ma ho provato questo e ho provato anche un altro nuovo di Amazon. Tutti fanno questa cosa. Allora, finché gli diamo un passaggio di corrente, diciamo più o meno sui 20A, più o meno 20, 22, tutto a posto, riscalda, ma diciamo va più o meno bene. Dopo i 20A, ragazzi, questa parte metallica diventa rovente, ma davvero rovente, cioè lui diventa caldissimo e non stacca. Però cosa succede? Per ovviamente la legge di Ohm, all'aumentare della temperatura aumenta anche la resistenza, quindi mi trovavo il positivo del regolatore di carica della seconda stringa era traballante, cioè praticamente la potenza aumentava, diminuiva, perché lui quando arrivava a temperature molto elevate impediva la corrente di passare, quindi scendevano gli ampere, quindi lui scendeva di potenza. Poi si raffreddava, quindi lui rimandava ampere, e di nuovo lo stesso gioco. Si riscaldava, si raffreddava, si riscaldava e si raffreddava. Con tutti e tre, cioè 1, 2, 3, la stessa cosa. Quindi uno sfigato, ma proprio questo tipo di fusibile a riarmo automatico non è, diciamo, progettato per davvero far passare 100A. Perché, ripeto, questo qua con 20A... già mi faceva questo tipo di difetto. Cambiato anche i cavi, stretto bene i morsetti, niente, faceva la stessa identica cosa. Quello è uno nuovo di Amazon che ho dovuto restituire, quindi ho buttato questo e ho messo a lui, che praticamente è questo. Infatti su Amazon costano 10€ l'uno, ne ho comprato due perché comunque è sempre meglio avere qualcuno di scorta. Ragazzi, perfetti, messo questo 100A, perfetto. Quindi il problema era questo tipo di fusibile. Adesso anche con 40-50A nemmeno riscalda. Quindi ragazzi, se dovete mettere un fusibile in uscita del regolatore per quanto riguarda la corrente che va alle batterie, non quella dei pannelli, la corrente che va alle batterie, prendete un portafusibili o un fusibile serio come questo. Poi ovviamente adesso anche diciamo l'agevolazione che posso switchare, quindi posso staccarlo comunque con questo switch. Quindi alla fine ragazzi, alla grande, davvero alla grande, con questo andate sicuri. Questo ragazzi, finché era 24V, comunque quando avevo pochi pannelli nella seconda stringa, ok, passavano qui 15-20A, 18 andava bene, ma adesso che ho montato la prima stringa qua, quindi adesso ho invertito le stringhe, adesso vi spiego anche il perché di questo, qua passano 50A, 60A, e infatti questo, ripeto, è arrivato a 20-25A, era inutilizzabile. Perché ragazzi ho invertito le stringhe? È semplice, perché come ho detto nel primo video dove ho montato a lui, io a lui voglio salvaguardarlo, quindi siccome qua si tratta di un inverter all-in-one dove ha varie schede e varie componenti all'interno, e soprattutto la macchina più costosa, se noi qua li carichiamo molto con la potenza fotovoltaica al suo interno, si crea più calore vuol dire che la macchina comunque si deteriora prima. Ok, già lui riscalda comunque per il fatto che trasforma la corrente, comunque è un inverter, poi c'è anche il regolatore di carica da Enel, poi c'è tutta la parte elettronica, però la parte ragazzi che riscalda di più, infatti lo sentite dal vevor dell'altra stringa, la parte che riscalda di più ragazzi è il regolatore di carica solare, quindi ho preferito mettere la seconda stringa che è solo di 1 kW qua,
quindi lui mi regola solo un kilowatt. La seconda stringa, che è un kilowatt e mezzo, quindi più molti più ampere, l'ho preferita installare qua, ok, nel regolatore esterno, così lui possiamo anche farlo riscaldare di più, deteriorare di più, comunque costa 100 euro, male che vada lo cambio. Se invece un domani questo lo faccio sforzare di più, magari per qualsiasi tipo di motivo, riscalda un po' di più e si deteriora prima, qua ragazzi devo cambiare proprio completamente l'inverter ed è una seccatura. Ok, quindi vi consiglio, se anche voi avete questi sistemi separati, queste due stringhe separate, e avete delle stringhe ovviamente di potenze inferiori, la potenza inferiore installatela su di lui, o possono reggere 3 kW e 3 kW. Infatti questi due regolatori interni sono uguali, 60A, 60A, 3 kW, 3 kW, 0,150, 0,150, sono identici. Però ripeto, ho preferito installare la potenza minore dentro di lui, almeno così sono sicuro che mi dura decenni. Ora ragazzi, andiamo a fare un piccolo disegnino per farvi vedere il perché del dry contact, cioè ve l'ho già spiegato, però per farvelo vedere nel dettaglio, ok, il perché. Ok ragazzi, giusto questi due schemini al volo. Allora, prima io avevo 24 volt, a 24 volt praticamente il voltaggio minimo e il voltaggio massimo che poteva raggiungere le batterie dell'inverter erano 21 e 29.5. a 21 avevo il cutoff, ossia il valore per cui l'inverter stacca le batterie, proprio le spegne, e quindi spegne anche l'inverter. 29.5 invece è il bulk, quindi più di questo lui non andava. E cosa succedeva? Quando arrivava a 22 volt lui non staccava le batterie, però entrava nel low battery. Low battery vuol dire che l'inverter ha finito le fonti energetiche primarie, ossia il sole e le batterie, e quindi usa l'Enel come fonte, diciamo, finale d'emergenza. Ovviamente, come ho detto prima, la modalità SBU vi permette di fare questo, ed è la modalità che credo che tutti volete, perché nessuno vuole pagare l'Enel, perché una volta che lui riaggancia l'Enel voi andate a pagamento. Perché non ho mai usato prima il dry contact? Perché ragazzi, da 21 a 22 è un volt, cioè siamo lì, capito? Bastava anche una lampadina, soprattutto con le batterie al piombo che scendono di tensione, sapete tutti l'inefficienza delle batterie al piombo, quindi bastava che scendesse un po' di tensione, arrivava a 21, quindi non c'è bisogno di recuperare, diciamo, niente, non c'è niente da recuperare qua, perché è un attimo passa da 21 a 22. Col 48 volt invece è una figata, perché il 48 volt, il low battery ragazzi dell'inverter, ce l'abbiamo a 44, ben distante dal 41 del cutoff. Questi 3 volt cosa vi permettono di fare? Vi permettono di arrivare off grid per tutta la notte, vi permettono di aumentare la capacità delle batterie, perché magari qua a 44, da 44 a 41, fatemi dire, faccio un esempio, tipo per le mie batterie, ma perché per le mie batterie l'ho già verificato, è un kilowattora in più accumulato, quindi mi permette di sfruttare di più il kilowattora. Ho fatto anche il video dove ho dimostrato questo, quando non avevo ancora l'inverter collegato, due settimane fa ho fatto questa prova, quindi io da 5 kWh di accumulo sono passato a 6 kWh di accumulo, semplicemente ragazzi non rispettando questo low battery, ma andando direttamente al cutoff, ok? Perché se voi siete a 41 volt e dovete poi riandare al bulk, che nel mio caso è 59.5, ragazzi, qua c'è molta tensione da sfruttare, c'è molta capacità di carica delle batterie. Nel mio caso, che sono 12 kWh, ragazzi, si traduce in 6 kWh di accumulo totale. Quindi, siccome l'inverter meno di 44 non scende, cosa ho fatto io, ragazzi? Ho usato una strategia alternativa per sfruttare questi 3 volt, avere più capacità con le batterie e ovviamente più ore di off grid. Ho usato un dry contact, quindi invece di far staccare le batterie a lui,
staccare tra parentesi, fa staccare l'inverter, quindi farlo tornare a Enel. Praticamente io li stacco proprio a Enel fisicamente da 49.5, quindi una volta che la tensione arriva a 49.5, il dry contact stacca Enel, stacca Enel dall'inverter. Infatti se io, vedrete sempre l'ingresso Enel a zero, perché sono off grid totale in quel momento, quindi non c'è neanche l'Enel a supporto. L'Enel mi entra a supporto solo quando il voltaggio delle batterie arriva a 42.3, ed è comunque un valore ben distante da 44. Questi 3 volt, ragazzi, di Delta, ripeto, mi permettono di fare queste cose. Quindi usate il dry contact se avete batterie al piombo e un 48 volt. Ovviamente io lo farei anche se avete lì batterie a litio, però lì c'è il discorso del BMS, che sicuramente il BMS stacca prima dell'inverter, quindi forse lì neanche farà. Ma nelle batterie al piombo, dove voi potete fare tutto quello che volete, la figata è questa: con un semplice dry contact praticamente voi gestite lo stacco e riattacco da Enel manualmente e non aspettate il low battery dell'inverter. Perché, ragazzi, ve lo ripeto, l'ho detto anche prima, ve lo ripeto, perché 42.3 non 41? Perché quando arriva a 42.3 il dry contact riattacca l'Enel, dopo 6 secondi abbiamo l'Enel attivo sull'inverter, perché l'inverter si prende questi 6 secondi per riallineare le tensioni Enel con diciamo la produzione a batterie. E questi secondi, se voi al dry contact le dite di riattaccare a 41, questi secondi vi fanno scendere la tensione sotto i 41 volt e quindi l'inverter si spegne. Ok, si spegne e poi si riaccende. Non avete questa continuità energetica, che è ovviamente vitale in casa vostra. Quindi io ho messo 42.3 perché in base a tutte le mie prove che ho fatto, perché ragazzi, perché ho messo 42.3? Potevo mettere anche 41.5, no! Perché quando io vado solo a batterie e ho carichi elevati, oppure vi faccio un esempio, io sono a carichi elevati e sono in piena produzione, ma passa una nuvola, quindi la produzione va a, non dico a zero, ma quasi a zero, quindi sono solo a batterie, se questa tensione scende drasticamente, se io la metto a 41.5, questi 6 secondi mi fanno andare sotto il voltaggio di 41, perché questi secondi sono troppi per fare il riaggancio a Enel. Quindi io, in base alle prove che ho fatto, questo voltaggio 42.3 è il voltaggio minimo di sicurezza per avere la continuità energetica col dry contact. Lo stacco invece da Enel a 49.5, perché 49.5, ragazzi? Perché a 49.5 è un voltaggio giusto per rientrare il prima possibile alla modalità batterie, ok? Che è quello che mi interessa di più, perché prima rientrate alla modalità batterie, meno usate Enel. Però c'è anche un problema: quando la produzione fotovoltaica non è al massimo, io ho un carico elevato in casa, quando lui arriva a 42.3, ok? E quindi lui mi riaggancia a Enel, cosa succede? Che la potenza solare è dedicata solo a caricare le batterie e non più al carico di casa, quindi questo valore sale molto velocemente. Per evitare di fare stacco, riattacco del dry contact, io ho calcolato che da 42 a 49.5, ragazzi, ci passa quei 5-10 minuti, per cui fa stacca, riattacca. Ovviamente, ragazzi, sono situazioni particolari dove c'è quel tipo di produzione, quel tipo di carico, ma comunque io questa situazione l'evito a prescindere, perché è inutile che io, ad esempio, mi carico la macchina elettrica quando non c'è il sole. Io, quando ho il sole, ho le batterie cariche, prendo e attacco l'auto elettrica. Quindi questa situazione qua, ragazzi, è solamente una situazione che vi può capitare, però evitatela, perché è inutile mettere un carico da 10 kW su una produzione di 1 kW, non ha senso, vi butta giù le batterie e basta. Vi ripeto quindi qua i valori del dry contact: 42.3 riaggancio ad Enel, 49.5 stacco da Enel. Immagino già la domanda che state facendo: ma perché col dry contact basta a reggere il carico di una casa? Sì, perché il relè all'interno del dry contact, come sto facendo vedere qua nella foto, è un 30A 250 volt, quindi può reggere 7.5 kW teorici. Ovviamente è sempre un prodotto cinese, è sempre un prodotto che comunque, a mio parere, bisogna fidarsi tanto quanto,
non saranno 30 ampere ragazzi, saranno 20 ampere. 20 ampere comunque sono quasi, adesso più o meno 4 kW se non sbaglio, io ho fatto il conto che praticamente non ci arrivo mai a 4 kW, raramente, quindi il dry contact nel mio caso mi basta e mi avanza. Se a voi non basta ragazzi, il dry contact comandatelo per un relè di potenza, un relè con una potenza molto più elevata. Ok, con questo è tutto ragazzi, se avete domande ovviamente scrivete pure nei commenti, ribadisco la necessità di iscrivervi al canale, se volete un contatto un po' più diretto con me iscrivetevi al canale Telegram dove risponderò più o meno in tempo reale. Va bene? Ciao ragazzi, buona giornata.